Ciao a tutti e benvenuti allo speciale di Halloween. Allora, faremo la sfida di Halloween. Allora, dovremo tagliare la zucca fake, cercando di non tagliarsi le dita. Facciamo così. Procediamo. Dovrebbe essere facile, quindi, a meno che non mi tagli un dito. Allora, la faremo un po' tipo... Tra l'altro, ho preparato tutto il set, diciamo, molto alla Hollywood. Fatto. Proviamo così la cuccia. Fatto vedere. Questo. Vabbè. Vorrà un po' di tempo, però. Già faremo. È abbastanza vuota come zucca questa, quindi siamo fortunati. Ok, abbastanza vuota. Dobbiamo trovare una base per appoggiare la candela. Quindi direi che abbiamo abbastanza fatto. Perfetto, allora abbiamo fatto tutto, cioè non abbiamo fatto niente, però abbiamo usato la zucca, ce l'abbiamo fatta. Allora, dobbiamo togliere questo. È rimasto l'ultimo filo di schifezza. Tolto. Allora, dovremmo ora togliere, cioè fare la faccia. Facciamo la faccia, concentra neanche più, perfetto. Non mi dire che l'ho tagliato male, perché se l'ho tagliato male mi sparo. Allora lo chiuderemo dopo, dato che non riesco a chiuderlo. Allora facciamo un'incisione strana. Tanto direi che mi serve un fazzoletto. Aspetta, diciamo che... Allora, come vogliamo farla? Io direi di fare tipo una specie di... direi tanto di asciugarci un attimo, perché se vogliamo evitare di tagliarci le dita è meglio che, no? Quindi, allora, tagliamo... Sciacquiamo
facciamo tipo le mani. Tutto sciacquato. Fatto. Ci diamo una bella lavata di mani. Lavata di mani. Fatto. Ok, e ora dovremmo procedere. Procediamo. Prendo questo cencio così almeno riusciamo a lavarci. E sì, direi che possiamo continuare. Allora, direi che mi serve un coltello da incisione professionale. Mamma mia, quanto professionali siamo. Siamo British. Perché? Vabbè, comunque. Fatto, ok, ok. Allora io tengo, ci vorrà un po', quindi credo che editerò qualcosa di questa parte, perché se non vogliamo cercare di farla enorme, tipo 50.000 ore di video, però io direi che possiamo fare qualcosa di abbastanza bello, no? Qualcosa di figo. Speriamo. Allora io direi che questo va bene, possiamo toglierlo. Ok, un occhio fatto. Ci sta, ci sta. Caviamolo un po', perché sennò non si vede un Cristo. Fatto, credo. Sì, fatto, dai, ciao, fatto. Ciapa, fatto. Allora, fatto. Allora, facciamo due occhi tipo satanici, no? Che ci sta molto con Halloween. Quindi io direi di farli bene. Cerchiamo di non far, cioè io cercherei di non farli storti, non farlo, insomma, come dire, con gli occhi storti, però facciamo del nostro meglio, dai. Ah, questo è direttamente. Poi ricaviamo un pochino di questa parte. Così. Bene, bene. Sta venendo molto bene, devo dire. Molto bene. Che questo pezzo. Fatto, e sì, questo è fatto, direi. Allora, ora io non lo so, però mi sembra che siano due occhi abbastanza belli, un pochino attaccati, leggermente. Però direi di, se vogliamo fare una troll face, cosa che non faremo, andrebbe bene. Comunque, procediamo. Allora, tanto vediamo di molti rimasugli, sono rimasti, quindi rimasugli, prendiamo un po' di spessore, sapete, un po' di spessore lo prendiamo. Ok, perfetto. Che schifo la consistenza interna della zucca, però bisogna abituarci. Allora, questo l'ho fatto, guardate un po', questo l'ho fatto, fa un po' schifo, ma fa schifo, fa schifo. Però faccio il mio meglio, quindi facciamo una bocca tipo una bocca strana, facciamo una bocca molto larga, un sorriso largo, diciamo, un sorriso largo, ci sta, un sorriso largo è sempre bello per una zucca, dai, ci sta. Dai, fatto, perfetto. Allora, non so se ha perforato completamente la zucca, dovrò farci un altro taglio, però è una figata, bello questo. Sì. Ho appena tolto, diciamo, la cosa principale della zucca, cioè i denti. Possiamo rimediare, però, ok, fa ridere, non ridete, vi prego. Cos'è sta roba? Cos'è sto schifo? Cos'è? Fa schifo, devo trovare un modo per aggiustarla, dai, ma cos'è sta roba? Ce la faremo, sono sicuro. Sì. Beh, comunque, sì. Possiamo fare tipo una cosa del genere, tipo
così. Almeno un dente, dai, ce la possiamo fare a farlo. Un dente. Lo chiede tanto, un dente, dai. Ah, un dente l'abbiamo fatto. Non ci sta. Un dente. Ci sta. Ci sta, sì, dai, ci sta. Un dente l'abbiamo fatto. Ora, proviamo a fare un altro di dente. Allora, io non vorrei tagliare qui perché credo che si crolli tutto. Però magari facciamo un altro dente qui. Facciamo un pochino di denti. Ah, io direi che questa faccia l'abbiamo fatta. Però è troppo grande, quindi direi di farne un'altra. Cioè, non farne un'altra, la faremo la stessa. Però faremo la zucca a due facce. Quindi sarò il primo a farla. Non è vero, lo fanno tutti. Allora, ci sta. Io direi che un occhio l'abbiamo fatto, ci sta. Facciamo un altro, dai, facciamo così. Così. Tipo, ok, sempre così. Così, sempre così. Ci sta, dai. Diciamo che sì, questo così credo che ci stia, dai, gli occhi sono abbastanza belli. Ora dobbiamo fare la bocca. Per farla bene, non come ho fatto la schifezza io che ho tagliato tutto, i denti non c'erano, ma ora la faremo molto bella, molto dettagliata. Allora, dobbiamo pezzare quasi solamente i denti, quindi facciamo una cosa del genere, tipo così, una cosa del genere, e ora dobbiamo fare i denti, quindi tipo così, unless they're beautiful. No. And in your bedroom. Sì, tipo così, okay. Ci sta. Così. Vabbè, il mio obiettivo quindi è fare una zucca che ci abbia senso e che sia abbastanza paurosa, però non mi farò più ridere, che cioè farà ridere, ragazzi, cioè non c'è proprio zero motivo, cioè non ho una percentuale di chance di poter fare una zucca paurosa, però vabbè. Allora, queste l'ho fatte, questi denti qui vanno bene. Ora cosa si può fare? Vabbè, si può fare così, facciamo così, lascio lo spazio così, e si fanno tantissimi denti, tantissimi. Perciò mi gusta, lasciamo stare, mi piace. Ok, così, perfetto. Fatto così, i dentini molto alla scans, alla schmanz, vanno bene, poi facciamo così. Sembrano dei denti di là. Vabbè, faccio del mio meglio, non giudicate, dai, non giudicate. Ce la faccio così, faccio un canino, madonna, un canino proprio bestiale, così, poi, ok, perfetto. Ora arriviamo all'ultimo, che abbiamo fatto tutto. Ci manca però la bocca, i denti l'abbiamo fatti, e questo ci va bene. Ora tagliamo la bocca, la facciamo alta, che è grande, la facciamo, e sì, un po' di incisione ci sta. Così, fatto. Io l'ho fatto. Ora,
Sì, dobbiamo toglierla, però. Toglierla senza tagliarci, che è un po' difficile, però. Se spingiamo dal lato interno dovremmo farci, a parte spaccarla tutta. Questo è fatto. Ah, c'è una schifezza. Ok, ci sta, ci sta. No dai, non è male, non è male, sinceramente è carina. Quindi è carina. Sì. No, no, dai, è carina, è carina. Non voglio dire niente, è carina, molto carina. Carinissima. Sì. Cioè. È più carina che paurosa, non è carina. Cioè è carina ma non. Vabbè, lasciamo stare. Comunque, allora, tagliamo questo, la bocca l'abbiamo fatta, io direi che l'abbiamo fatta. Ho paura a mostrarvelo perché fa veramente cagaretto, fa abbastanza cagare. Cioè, schifo, ok? Schifo, ok, ve la mostro. Che bello. Vabbè, comunque, sì, facciamolo così. Aspetta, che è sporco. Oddio, ho lanciato tutto. Comunque, no, dai, non è bruttissima, dai, però. Allora, questa è la prima parte che, insomma. Vabbè, comunque, sì, dai. È abbastanza figa, allora, siccome. Sì, dai, allora, ci ho messo delle luci, quindi vi faccio vedere un po' meglio. Allora, questa qui è la prima parte che. Cioè, non è male, dai. Sinceramente è abbastanza bello. Però, poi questa qui è la seconda parte che, secondo me, è la migliore, Però, vabbè. No, dai, però è venuta molto figa. Secondo me è molto figa, la Batman. È una Bat-zucca. Vabbè, comunque, io direi che per questo video è tutto. Noi ci rivediamo a un nuovo video, come sempre. Vi auguro buon Halloween. E con il mio bellissimo sangue, Martini di sangue, il mio amico Zuccherolo e io. Ci vediamo alla prossima. Buon Halloween a tutti. Ciao.